Mi hai detto, e questa è una cosa per me interessantissima, che il concilio ti ha colpito molto. Ecco. E sì, quello per me è stata una cosa molto. Perché tra l'altro il concilio, per come l'ho un po' studiato e capito proprio in questi mesi lavorando su Stoccolma, è un fulmine a ciel sereno, è una Era un cosa. fulmine a ciel sereno. Cioè, non immagina i primi anni 60 e la mia generazione, e quella della Gabriella. Gente che era venuta quassù con la messa in latino, col prete che voltava le spalle all'assemblea, con dei vincoli, chi era osservante, estremamente fastidiosi e noiosi per la comunione, per la confessione, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto arriva quest'uomo qua, che è Giovanni XXIII, che convoca il concilio. Bisogna buttare via tutte queste cose qua, bisogna parlare italiano, la lingua locale bisogna, no? E bisogna guardare in faccia la gente con cui si parla. E poi poco a poco cominciano anche a circolare degli interessi nuovi, insomma, tipo il diritto dei poveri, cioè, la popolare progresso di qualche anno dopo. Era già in germe, no? E dire, insomma, se si vuole parlare di sviluppo, di progresso, eccetera, La pace in la pace in terris, certamente, insomma, no? È stata una vera rivoluzione ed era più facile essere anche osservante, no? Ed era più volentieri si faceva ed era divertente andare a cercare nelle fonti della Chiesa cristiana, dei cristiani, del cristianesimo, e dell'ebraismo e dell'Antico Testamento, andare a vedere le fonti di quelle che ti interessavano. Si parlava di acqua, no? Si parlava di deserti, si parlava di pane, si parlava di oro, no? E quindi per me anche questo è stato uno stimolo molto, molto forte. E questo con la Gabriella l'abbiamo vissuto in maniera molto, molto intensa. Sì. È stato un modo anche, diciamo, vivere in maniera diversa la fede, avvicinarci in Certamente, maniera sì. più partecipe. Partecipe e anche come fatto di curiosità culturale, di interesse, di curiosità, eccetera. Devi pensare, sono gli anni anche di una certa svolta a sinistra nel mondo, no? Quindi era facile dire mi sento un uomo di sinistra e sono un cristiano, no? C'erano tutti i movimenti comunisti cristiani che erano stati presenti, ma insomma risorgevano qui, no? Don Milani, no? Si leggeva come tipo di lettura, insomma, no? E tutto questo ha avuto, secondo me, su di me e sulla Gabriella e forse anche su Mario un impatto formidabile. E qui sei un attimo prima, diciamo, dell'incontro con l'ecologia, perché questa è la prima metà degli anni 60. E sta arrivando perché appunto, come ti ho detto, se mi occupavo di inquinamento, eccetera, cominciavo a frequentare questi congressi, scrivevano su qualche rivista tipo inquinamento, roba di questo genere. E poi nel Popolare Progresso c'erano già questi termini, il progresso, lo sviluppo, la crescita, no? Quindi quando a un certo punto ho cominciato a leggere Como, Merelli, che così, insomma, ho capito che quella era roba mia. Però ascolta, qui ci sono delle date che mi tornano relativamente poco, nel senso che se io dovessi collocare il momento dalle cose che ho letto in cui tu, non dico incontri, ma entri nel mondo dell'ambientalismo. Incontrare una cosa sono le prime letture, ma poi dire da un certo momento in poi mi faccio carico, cioè diventa una cosa che è un pezzo della mia vita. Allora io li trovo subito già il 65-66, il 66 sicuramente.
Quindi proprio il momento è la metà degli anni 60, cioè è proprio il momento in cui l'ambientalismo italiano sta cambiando, nel senso che alle vecchie associazioni, diciamo così, se ne stanno aggiungendo di nuove, e anche Italia Nostra fa una svolta grazie a Cederna, grazie ad altri. Quindi, e questi sono anni precedenti all'arrivo di alla pubblicazione addirittura di Commoner, di Verdi, eccetera. Però c'è la Carson. Sì, c'era stata la Carson, ma poi il concetto di limite cominciava già a circolare. Sì, sì. E quindi il libro di Commoner è del 72, sì. Sai, però lui era già attivo, era stato attivo nel movimento contro le bombe atomiche. Quali sono le prime cose che cogli di queste novità, che ti ricordi? Credo è sempre molto difficile andare a ricostruire queste origini, però le primissime cose da cui tu dici là sta succedendo qualcosa che forse vale la pena seguire? Direi associato al concetto di inquinamento. Cioè le battaglie contro le automobili inquinanti, gli omenoni di Milano corrosi dagli acidi. Perché queste erano già cose che cominciavano ad essere sui giornali. L'inquinamento quindi già costituiva, nonostante l'assenza, se vuoi tra virgolette, di un ambientalismo organizzato, però già c'erano una serie di preoccupazioni. Il giorno, il Corriere della Sera, di queste cose già cominciavano a parlare. E poi il problema della popolazione cominciava già a circolare, no? Ma in realtà il problema delle risorse della popolazione era un tema che era non solo nella letteratura scientifica, ma anche in libri popolari era già molto presente dalla fine degli anni 40, quindi gli anni 50 sono già attraversati da questo problema delle risorse. Sì. E quindi poi c'erano anche pubblicazioni ufficiali. Resource for Freedom, eccetera. Negli Stati Uniti c'era questo concetto di analisi delle risorse, se non era ben chiaro il discorso finiranno, però quante ce c'è un problema, quante ce n'è, quante ce ne saranno in futuro. Io mi ricordo che fra gli esercizi che si facevano così era vedere come previsioni dei futuri bisogni. E la concorrenza che era fra merci, no? Saponi, detersivi sintetici, gomma naturale, gomma sintetica, chi vince in questa concorrenza. No? Questi erano tutti temi che attraversavano un po' il dibattito, però poi a un certo punto arriva l'ambientalismo, quello organizzato, diciamo così, che in Italia c'era, però era molto piccolo, molto ristretto fino ai primi anni 60. Cioè io credo di avere conosciuto Pratesi e Vuvuzela nel 68. No, l'hai conosciuto prima perché c'è la corrispondenza. Forse. E mi pare di ricordare che tu ti sei iscritto praticamente subito al Vuvuzela. Appena c'è una corrispondenza tra te e Fulco a Brescia, sì, che io ho fotografato. Era un'associazione che è nuova nel panorama italiano, insomma, perché c'era Italia Nostra che da un certo momento comincia a occuparsi, ma che fa fatica, cioè Italia Nostra ha stentato a riconoscere. Non mi ricordo quando mi sono iscritto a Italia Nostra, ma direi da quegli anni lì, 60 e così. Ma no, fino a che c'è stato Rossi Doria e Bassani, le idee circolavano. Cederne, eccetera, erano più orientate su problemi urbanistici, sì, storico, sì. Però cominciava già anche a figurare ambiente.